Porca miseria! Siamo naufraghi su un'isola deserta! E tutto questo per colpa di quello scurreggione di Angelo che ha tirato una di quelle loffe poderose e ci ha affondato la nave! Io spero che si faccia perdonare! Intanto però, dobbiamo sopravvivere qua. Perché siamo naufraghi! Oddio, ma dove siamo? Porca miseria! No, nonno, ma dove... Chiara? Nonno? Svegliatevi! Tutto bene, avete qualche problema, secondo me? Ci siete? Sì. Ci siamo. Ok, ok, alzatemi in piedi allora, cosa fa? Allora... In piedi? No, sto un po' male alle gambe io. Lo so, nonnetto, lo so. Oh, eccoti qua. Lo so. Tu tranquillo. Sì, un po' vecchio lui, poverino. Tu tranquillo, riposa, cammina velocemente perché non sono qua a perdere tempo. Però, comunque, cioè, porca miseria, siamo naufragati. Non lo sai. Angelo ha tirato una di quelle scorregge potentissime, porca miseria. Ha fatto esplodere la nave. Che schifo! Sì! Ora, nella nostra nave... adesso siamo qua, naufraghi, su quest'isola deserta. Cioè, no, l'abbiamo tutta a fuoco! La nostra nave! Sì, soprattutto quando parlate insieme mi piacete un sacco. Allora, esatto, bruciate entrambi. Chiara, c'è grazie. L'acqua comunque, c'è l'acqua, non so se lo sai. C'è l'acqua! Ah, vero? Salve. Sì. Allora, vediamo qua su quest'isola. C'è una mappa del tesoro! No, dove? Veramente? Ma, questa ma non c'era prima? Ma infatti, mi sembra strano. Ma perché siete deficienti e andate nel fuoco? Non lo so, boh. Piace bruciarvi. Invece qua... No, non posso andare, perché non posso andare qua? C'è una cosa strana. Vero, tipo una barriera. Mi sembra strano, questa cosa non ci doveva essere. Oddio. Proprio strano, vero nonno? Okay. Mi sembra proprio strano. Comunque, comunque io ti sento un po' maluccio, caro nonno. Non so come mai, secondo me è un po' di influenza per il mare. Comunque non fa niente. Sì, è la vecchiaia. Allora, è normale. State attenti a non camminare perché qua praticamente è esploso tutto per via di questa cosa. Ma vediamo, esploriamo un po' quest'isola. Allora dobbiamo sopravvivere su quest'isola, dobbiamo cercarci risorse, dobbiamo cercare cos'è di... Cos'è quella cosa? Di sopravvivere... Cos'è? Ma cos'è? La televisione! Cosa dovrebbe essere? Per chi è che l'ha messa? È Gianni? Perché c'è una faccina? Questo qua secondo me era, si chiamava Gianni. Gianni, ciao sì. Gianni. Vabbè, comunque, non so. È simpatico. Sì. Sì. Se voi trovate delle risorse qua in giro, mi raccomando, ditemelo, perché secondo me qua nella nave sono rimaste delle risorse. Però dobbiamo cercarle. Okay. Io sto cercando. Non lo so, non trovo niente. Sto guardando sotto le tombe. Ok, sotto le tombe? Come? Ma scusa, perché ci sono delle... Sì. Mi sembra strano. Perché qua secondo me o c'è Angelo che ha sabotato tutto o qua c'è stato qualche altro attentato alle nostre povere. Ho trovato una cesta qua con un sacco di carote. Buone le carote. Buone. Cioè le possiamo mettere in bocca, no? Sono buone anche da mangiare. Sì. Allora ok, facciamo così. Cerchiamo di addentrarci nell'isola e trovare chissà quali altri tesori. In effetti, se posso dire, qua c'è una sorta di stradina che porta chissà dove. Quindi andiamo. È vero, un sentiero. No, ma è inquietantissimo. È inquietante, vero? Io sinceramente non so nemmeno se fidarmi, perché chissà chi ci può essere qua in questi posti. Però la curiosità. Aspetta, ma chi ha messo questo qua? Qui? Ma è una papera? Sì, chi è? Cos'è? Una paperella? Mi sembra strano che su un'isola deserta, Ci sia una paperella. Esatto, poi tutte ste robe siamo stati noi con la barca che abbiamo distrutto tutto, però... Siamo stati molto bravi a distruggere. Hai visto? Secondo me non è così tanto deserta. Ecco qua, un ponte. Nella natura non crea ponti. Nella natura non c'è. Poi qua sotto. Poi tutti sti scheletri, chi è che li ha fatti, Tutte quelle palle di cannone. Morti. È pieno di palle qua in giro. Non è possibile. vabbè. È un po'. Mi sembra strano, comunque. Cioè. Qua c'è una zucca, la signor zucca, non lo so. Ma vedete anche qua ci sono un sacco di scheletri. Ho sentito uno strano rumore. Morti. Che hai sentito? Una specie di tutto quanto così, no? Mi sembra sì, secondo me sta sì, secondo me non lo so, è che ci manca il wifi probabilmente. Non il wifi, cioè nel senso siamo nella natura, no? Voi ben sapete, però il wifi ci manca perché è nei nostri cuori sempre, perché noi eravamo qua sulla barca poveri che giravamo lì in giro, destra sinistra, avanti senza e indietro. Senza wifi è terribile. Senza telefono. Senza wifi. Però devo dire che è molto distrutto questo posto, se posso dire la mia. Ma non si nota per niente. Ma proprio zero, Come hai fatto a capirlo? Ma poi chi è che è stato?
Cioè qualcuno dovrà essere stato per forza, dico ma io. Ma per forza non si creano da sole le cose. Esatto, poi qua c'è un gnomo. Vedi che poi qua c'è un sentiero che porta un fenicottero. Allora, questo è un fenicottero. No, scusa, com'è possibile? Pure un fenicottero, cioè, ma dai, ma non è possibile. Vedi che allora c'è qualcuno. Da quella parte, ma però, per io forza, non mi fido, cioè, di andare. Cioè, guardate, lì mi sembra un po' inquietante. Questa strada mi dice di no. Meglio, allora, meglio entrare qua in questa caverna che dice pay attention. Non so come mai c'è scritto. Ah, lì. Giustamente, tu vai dove ti dico un'attenzione. Esatto, no, io ho paura. Attenzione. Anch'io nonno, tranquillo, nonnetto, devi stare qua dietro di noi, perché praticamente qua è molto meglio stare al protetto. Oh, ma guardate qua! Oddio! Oh, porca dei miseria! Letti. Dei letti! Comunque siamo nella caverna. Ma come mai questa caverna è così tanto approvvigionata? È come se qualcuno qua ci fosse già vissuto, se posso dire la mia. Esatto. E qua, beh, sai, dalle cose che ci stanno fuori pure. Esatto. Allora, qua ci possiamo dividere un po' i panini. Tenete questi panini, tieni questo. E io invece... Niente, io qua ho delle mele, delle carote, le mie preferite. Allora venite con me. E chissà perché. Oh, come ti permetti tu? Ma schi, cioè io veramente, pure su un'isola deserta vai a pensare queste cose, cioè che zozzona. No, scusami. Cioè, teso. Ok, qua invece come cosa c'è? Cosa? Oh, porca miseria, è bellissimo. Cioè, tutto sto fumo. Non lo so, ma è le molto terme. Strano. Ci sono le terme. Sì, le terme. Qua ci sono altri panini, altre risorse. Qua è buono. Le torce, prendile. Le torce sono molto importanti, tenetele in mano, anche se in realtà io vedo sempre dappertutto perché ho questo potere. Sì. Invece qua cos'è che c'è? Tu ci vedi bene? Sì, no, perché io praticamente ho chiesto alla sirena che c'era nel mare. Altre cose, altre risorse che prendo io. La prendo poi... una torcia allora. Ok. Adesso vi dico tutto quanto. Tenete... Tieni altri due panini. Grazie. Nonno, tieni anche a te. Tieni. Grazie. Panini molto buoni. Prego. Allora, io direi, ragazzi, se per voi va bene, io direi di stabilirci qua in questa caverna, perché praticamente mi ispira molto. Cioè, nel senso, guardate, se venite qua. No, aspettate. Beh, l'atmosfera non è che sia troppo bella. Ma continua, altre risorse. Oh, porca. Vabbè, l'atmosfera. Però dovete considerare che siamo su un'isola deserta, ragazzi. Non è che possiamo farci qualcosa. Cioè, nel senso, preferite dormire sul prato? No, va bene così, va bene così. Esatto. Almeno in questa caverna siamo protetti. Poi qua c'è anche un po' di cartuccio perché ci sono le terme, tipo, no? E poi qua ci sono i lettini. Direi che i lettini per la notte ci stanno anche bene. Beh, io non so. Sulla paglia ci sta invece di dormire per terra. Esatto. Io non so però di chi fossero stati questi lettini, se posso dirla mia. Magari ce l'ho scorreggiato, non lo so. Che schifo. No, io spero proprio di no. Ma poi questa. Ok, prendete anche questa cosa. Meglio tenerla. Perché poi magari la notte ci servirebbe. È una sorta di. Tu perché hai un panino dietro, nonno? Non so se sai, ma. I panini non si devono. I panini. Ah, i panini non sono vestiti. Sì. Mi sa. Fanno caldo, sai. Comunque tu stai tipo borbottando in modo strano. C'è nonno che però sta. Deve parlare un pochino più forte, nonno. Perché io sono più sordo del nonno. Ok, perfetto. Allora. Venite con me, adesso dobbiamo. Ma tu devi andare dietro la schiena? Esatto. Com'è possibile? Non ho nessuna lanterna. Davvero? Sì. Sì, c'è la lanterna dietro. Qua, questo vuol dire che può essere un piccolo problema, ragazzi, ma fate finta di niente. Perché io non ce l'ho nell'inventario la lanterna, quindi mi sembra molto strana questa ma situazione. Ce l'ho io. Sì, anche tu ce l'hai dietro la schiena, quindi magari ti consiglio di toglierla dal dietro la schiena. Ok, perfetto. Allora, io adesso direi di uscire dalla caverna, ragazzi, perché è arrivato ormai il momento di uscire e cercare di vedere anche le altre cose che ci sono qua in questa caverna. Sì, esploriamo un po'. Oh, raga, cos'è sto robo? No. Ma cosa fa, ragazzi? Aspetta, è vero. Andiamo, cerchiamo di fare piano, dobbiamo spiarlo qua da lontano. Ma cos'è questo? Una specie di aborigine, un nativo americano, tipo, sembra. Scusate. Sì, infatti, quelli le lance, ad esempio. Scusa, ma cosa? Non è normale. Cosa fa? Sentite. Tutto quanto così, aspettate. No, io non lo vedo più forte, dobbiamo sbrigarci, perché praticamente dobbiamo Cos'è successo? Ma cosa sta succedendo? Ma è morto, raga. Scusa, mica muore da solo. Non so. Ma cos'è successo? Ma cos'è successo? No, aspettate un attimo. Cioè, non so se. La maschera là. Allora, secondo me è successo qualcosa di strano. Perché c'è qualcuno in quest'isola, secondo me, che non è molto familiare. Magari gli indigeni. Può darsi, gli indigeni o qualche altra forma di. Non lo so. Ma poi quella maschera che aveva. Quale ma? È vero, perché praticamente, esatto, lui è come se avesse una. Come se ci fossero dei popoli, no? Come se ci fossero. Come in quelle isole.
disabitate, no? Sì, quelle tropicali. Sì, ci può essere. Oddio, cosa c'è là dietro? Cosa? Cos'è? Oh, ma no, cos'è? Oh, ma cos'è? No, no, no. Oddio!